tutti, vediamo in questo video, vediamo nove frasi meschine che dimostrano che al narcisista non piacevi. Quali sono nove frasi che i narcisisti utilizzano quando si allontanano per fargli capire che facendoti venire il senso di colpa che non gli piacevi? E i narcisisti utilizzano queste frasi per condizionarti sempre di più, per renderti sempre più succube, per renderti sempre più, diciamo, impossibilitato o impossibilitata di decidere autonomamente quelle che sono le tue scelte, di fare le tue scelte in modo autonomo. E vediamo quali sono queste frasi, queste nove frasi meschine che i narcisisti utilizzano a questo scopo. La prima frase che usano è una frase, diciamo, che tende a far venire senso di colpa, facendoti sentire negativa come persona. Dicono, ad esempio, mi spiace, ma ho bisogno di una donna che mi comprenda, di una donna, di un uomo, ho bisogno di qualcuno che mi comprenda appieno e mi sostenga in ogni momento e sento che tu non riesci a farlo. Ecco, questa è una frase che il narcisista utilizza per, diciamo, farti venire dei sensi di colpa e allontanarsi. Prima di andare avanti, però, ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video. Se vuoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino Super Grazie, oppure che ti abboni al canale con, diciamo, andando nella home page, tastino Abbonati, che sta vicino al tastino Iscriviti, selezioni l'abbonamento preferito. Ma veniamo alla seconda frase che spesso usano i narcisisti per allontanarti, per far vedere che non sei una persona che vale. Dicono: non riesco più a tollerare i tuoi difetti, le tue imperfezioni, mi sento come se fossi costantemente sotto pressione a causa tua. E in realtà utilizzano questa frase che serve soltanto a denigrarti, che serve soltanto a rovinarti fondamentalmente la vita e a farti venire dei grandi sensi di colpa. Un'altra, e tieni presente che poi tanti narcisisti tornano sempre, non temere, torneranno sempre, ma se tu accetterai queste cose, se tu ti renderai conto che queste cose possono utilizzarle contro di te, loro lo faranno e si sentiranno più forti, si sentiranno, come dire, sentiranno di avere, tra virgolette, il coltello dalla parte del manico. La terza frase che usano è: ho bisogno di qualcuno che mi dia attenzione, l'attenzione e l'ammirazione che merito, e non riesco a trovare tutto questo con te. Un altro modo per denigrarti, un altro modo per squalificarti, un altro modo per metterti in una condizione di negatività, per farti sentire negativa, per farti sentire sbagliata. E spesso queste cose funzionano, però, spesso queste cose hanno appeal, riescono a ottenere dei risultati perché le persone ci cascano, tra virgolette, e si sentono, diciamo, in dovere di viversi nei sensi di colpa. E poi un'altra frase che utilizzano spesso da questo punto di vista è: la mia felicità viene prima di tutto e mi rendo conto che non posso raggiungerla stando con te. Questa è un'altra frase che ti mette sotto scacco, che ti fa sentire come una persona sbagliata, che ti fa sentire come una persona non in grado di essere amata, una persona quasi che non meriterebbe di essere amata. Quindi fai attenzione perché questa è una delle cose che i narcisisti usano spesso proprio per squalificarti, denigrarti e rovinarti la vita. La quinta frase usata spesso dai narcisisti con questo scopo
è quello di mi sento limitato e soffocato dalla nostra relazione, sento che sto sacrificando la mia libertà per te e non posso sopportarlo. Mentre invece quello che capita è tutto il contrario, quello che capita è che il narcisista in qualche modo vuole dominarti, vuole controllarti, ti rovina sotto tutti i punti di vista la vita, quindi fai molta attenzione a queste frasi perché sono frasi estremamente negative, estremamente nefaste, ma purtroppo sono anche molto potenti e tendono a, diciamo, a manifestarsi anche in modo virulento. Un'altra frase che utilizzano è la sesta, mi rendo conto che hai bisogno di me. Ma la verità è che non posso più occuparmi di te e dei tuoi problemi. Questo poi è il non plus ultra della frase usata dai narcisisti, perché in realtà sono loro che ti riempiono di problemi, sono loro che ti trattano in modo da, diciamo, amplificare quelle che sono le tue problematiche e invece te lo ritorcono contro praticamente. Quindi ti mettono in una situazione in cui la realtà viene totalmente capovolta. Ma tieni presente che tutto questo lo fanno soltanto per ottenere potere nei tuoi confronti, non per altro. Un'altra frase, la settima, è: non mi sento più attratto da te e credo che sia meglio per entrambi se prendiamo strade separate. Altro modo perfido per rovinarti la vita. Altro modo perfido per denigrarti, altro modo perfido per farti stare veramente, veramente male. E poi altre frasi che utilizzano da questo punto di vista sono l'ottava, mi dispiace, ma non sei abbastanza valido per me. Ho bisogno di qualcuno che mi completi al 100%. Questa è una squalifica pesante che fa vivere delle sensazioni estremamente negative e che mette in condizioni, se tu sei innamorata, di veramente alta sofferenza e ti lega ancora di più. E un'altra frase, la nona, mi rendo conto che hai reso la nostra relazione così complicata e difficile da gestire, che non riesco più a sopportarlo, è meglio che ci lasciamo. Ecco, questa è un'altra frase che mira a far venire fortemente dei sensi di colpa e a rovinarti la vita. Quindi manda a fanculo un narcisista, fottitene e cogli l'occasione per chiudere, ma definitivamente senza accettare ogni possibile ritorno. Metti un like e condividi il video con i tuoi amici.